Allora, credo che sia una serata felice per la Cineteca del Comune di Bologna. Ricordo che questa serata è stata possibile anche grazie alla collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, con il suo direttore Alberto Barbera, che cimino dopo l'incontro di questa sera, dopo l'incontro di mercoledì mattina in Sala Borsa, partirà per Torino, dove è stata allestita una sua personale come qui a Bologna. In queste 24 ore in cui l'abbiamo potuto incontrare, in 20 anni abbiamo avuto molti ospiti, ma Cimino è davvero un ospite particolare e straordinario. Oggi abbiamo seguito le lunghissime interviste con molti giornalisti e la qualità delle sue risposte è davvero qualcosa di straordinario. La qualità, la ricchezza, la sua pazienza, la sua generosità. Ecco, per questo incontro assieme a me c'è Andrea Morini, che è il direttore del Cinema Lumière, e Franco Lapolla. Ecco, chiederei a Franco proprio di cominciare questo incontro. Sì, volentieri. Beh, l'applauso, il sacrosanto applauso che abbiamo sentito è già un'introduzione alla sola, al film specificamente, ma direi alla figura stessa, largamente intesa, di Cimino. E quindi non indugio molto su filmografia o altro, che peraltro credo siano abbastanza note. Vorrei dare qualche cifra. Circa 5 ore e mezza di prima versione, rough cut cosiddetto, no? Di questo film, parlo di questo film. Poi presentato ufficialmente a New York nell'81, nell'80, con tagliato a circa, grosso modo, 3 ore e 3 quarti. Poi ancora, dopo un primo, come posso dire, disappunto, ridotto ancora a circa 2 ore e mezza. Ora, come dimenticavo una cosa importante, 400 km di pellicola girate, 200 ore di tempo di girato. Come si può con un materiale così ricco tagliare? Sì, certo che si può, Hollywood è una storia di tagli in fondo, ma come si può tagliare così drasticamente, così radicalmente una personalità, una fantasia, un'immaginazione, una creatività così prepotente? Eppure la cosa è successa. Anzi, alcune versioni, e magari lo sentiremo qui dallo stesso interessato, alcune versioni dicono addirittura che i tagli furono fatti addirittura dallo stesso Cimino e non dalla casa di produzione. Certo, la voce che girò a quel tempo, una voce molto controversa, fu che il film Cancelli del Cielo segnò la fine della United Artists. In realtà le cose, io credo, andarono un po' diversamente. La storia della United Artists a quel punto della sua storia non è così limpida, così netta, così chiara. C'erano interessi della MGM, insomma una storia un po' complessa, di alta finanza, va bene. Ed è per questo che vorrei aprire, prima ancora con apprezzamenti estetici, culturali o altro, con domande in quest'ambito e così via, a Cimino, vorrei chiedergli invece la sua versione della storia con la United Artists. We don't have enough time. Non abbiamo abbastanza tempo. No, it's much too complex. È troppo complesso. And would be very, very boring. E sarebbe molto molto noioso. But I would like to thank you all very much for being sitting through 3 hours and 40 minutes of a movie.
Vorrei però ringraziarvi moltissimo per essere rimasti fino alla fine di un film lungo 3 ore e 40. And staying to the end. Fino alla fine. It's very, very gratifying that people still want to see this movie after 20 years. Ed è una grande soddisfazione vedere che il pubblico vuole ancora vedere questo film dopo più di 20 anni. When I made this film, I was a boy. Quando ho fatto questo film ero un ragazzo. And I had no idea of the controversy and the commotion that this movie would create in the world. Non avevo affatto idea delle controversie, degli stravolgimenti che questo film avrebbe prodotto nel mondo. I was simply trying to use the temporary and very temporary power that I had because of winning the Academy Award the year before to make the very best movie that I could make. Ho semplicemente cercato di utilizzare al meglio quel potere temporaneo, molto temporaneo, che mi dava il fatto di aver vinto l'Oscar l'anno precedente per fare un film come lo volevo. I did not start in movies with the idea of becoming famous. Non ho cominciato a fare film con l'idea di diventare famoso. I did not go into movies to become rich. Né tantomeno per diventare ricco. I did not want to be a star. Né tantomeno diventare una stella. In fact, being famous is quite a burden. In effetti essere famosi è un peso. I should say infamous. Non famoso, ma malfamato. But because my background is not movies, is, as many of you may know, in architecture and painting and design in the fine arts. Il mio background però non è nel cinema, è nell'architettura, nel design, nella pittura, nelle belle arti. My sensibility about movies were formed not by movie makers but by the artists I most admire. Quindi la mia sensibilità viene dagli artisti che ammiravo di più, non dai registi. People such as Degas, Turner, Kandinsky, the great architects, Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright, Corbusier, Brunelleschi. Quindi la fonte di ispirazione sono stati pittori come Degas, Turner, Kandinsky, poi architetti come Frank Lloyd Wright, Sullivan, Le Corbusier, Brunelleschi. The great composers. I compositori, i grandi compositori. Not movies. Non film. My reference was never movies because I knew nothing about movies. I miei punti di riferimento non erano il cinema, non era il cinema perché io non sapevo nulla di cinema. And my entrance into movies was quite accidental. E il mio entrare nel mondo del cinema è stato quasi casuale. I think it really began because doing music videos and commercials in New York was a great way to meet actresses, big girls. Penso di aver cominciato perché a New York girare video musicali o spot pubblicitari è un ottimo modo per conoscere le attrici, le ragazze. And I had a very fine time all over the world with the most beautiful models on earth. E mi sono divertito molto in tutto il mondo con le più belle modelle dell'epoca. Then unfortunately it became serious. E poi dopo sfortunatamente mi sono fatto più serio, le cose sono diventate più serie. And then I realized that making movies was as difficult as making a good building, as making a good piece of music, as making a good painting, as doing anything well. E dopo mi sono reso finalmente conto che fare un buon film era difficile tanto quanto costruire un bel edificio, dipingere un quadro e fare qualsiasi cosa però fatta bene. And because I had no background in film and I had no schooling in film, I had to learn as I did it.
I learned as I went along. Poiché non avevo nessuna formazione pregressa nel cinema, ho imparato facendolo. And in the beginning I was quite lost because I didn't know what to do. All'inizio mi sentivo perso perché non sapevo esattamente cosa fare. So I thought, well, if I'm going to work with actors, then I should know something about acting. Beh, almeno se lavoro con gli attori, qualcosa della recitazione lo sapranno. So in the evenings I studied acting. E quindi alla sera imparavo la recitazione. I went to the actor's studio, I took private lessons, I studied ballet, I did everything that I could to learn about performing. E quindi sono stato all'actor's studio, anche lezioni private, balletto, danza, per imparare tutto quello che potevo della performance. Not with the intention of being a performer, certainly, but with the intention of learning. Ma non per diventare per fare performance o attore o ballerino, ma per imparare a dirigere altri, a imparare come si fa. And so the making of Heaven's Gate, as was the making of Deer Hunter, as was the making of Thunderbolt and Lightfoot, the first movie, for me was going to school. E quindi per me la regia del mio primo film, un calibro 20 per lo specialista o il cacciatore anche, poi quindi i cancelli del cielo, era è stato un apprendimento, un imparare a fare cinema. So I did not have the advantage that many of you have of studying cinema. I had to learn to do it by doing it. Non ho avuto quindi, non ho avuto tutti i vantaggi che forse voi avete, quindi imparare a fare cinema. Ho dovuto imparare con la pratica, facendo. So most of the way I did things was very unorthodox. Quindi ho, diciamo che il modo in cui mi sono avvicinato al cinema e facevo le cose è stato poco ortodosso. But the great advantage was I didn't know what you could not do. Ma il grande vantaggio è che non mi rendevo conto e non sapevo cos'era che io non potevo fare. I didn't know what the limits were. Non conoscevo alcun limite. As far as I was concerned, there were no limits. Per quanto mi riguardava, di limiti non ce n'era nessuno. And even today when I read books about it, or I try to read books about editing, I get completely confused. I don't know what they're talking about. Anche oggi quando cerco di leggere dei libri sul montaggio mi perdo perché non so esattamente che cosa stiano dicendo. Writers about movies keep telling me I crossed the eye line and I still don't know what the eye line means. Sì, poi non so queste cose che dico, sono passato oltre la linea della visuale, degli occhi, e poi dico, ma chissà cosa significa passare questa linea, non oltrepassare. So in Heaven's Gate, this movie that you've seen, all of the energy was to simply put the best images on the screen with the best possible sound that one could possibly imagine to bring to life the American West of that period with the most veracity, with the most energy that one could possibly bring together because Beh, diciamo che I cancelli del cielo, Heaven's Gate, tutta l'energia è stata profusa nel cercare di creare le immagini migliori con il sonoro migliore per riportare in vita gli eventi del West americano e con l'energia, la massima energia e la massima veridicità. Because the American Western before Heaven's Gate had fallen into a very bad state, particularly in the 50s. Diciamo che invece il western prima di Heaven's Gate era molto decaduto, soprattutto negli anni 50. And particularly when there were series on American television, western series. E soprattutto anche con le serie western in televisione. And if you remember any of those images from those films, from those television series, the towns of the West were supremely empty of people. E se guardate un po' queste città di queste serie televisive, anche dei film, le città che appaiono sono completamente vuote, svuotate delle persone. You would see one person crossing the background, perhaps one horse. Magari si vede un cavallo nello sfondo, una persona che attraversa la strada. But the reality of the West at that time was an explosion of people.
explosion of immigration, explosion of new towns, of new settlements, of boom towns. That's why they were called boom towns, because overnight they went from nothing to tens and hundreds of thousands of people. E la realtà invece era completamente diversa, era un'esplosione di persone che si spostavano, l'immigrazione continua, nuovi insediamenti e città che nascevano dal giorno alla notte, venivano chiamate le boom town, proprio perché erano città che erano, crescevano come funghi e andavano da niente a 10 o perfino 100.000 persone abitanti. And this is not just my idea, this is well documented, because the explosion of development of the American West coincided exactly with the explosion of still photography in America. E non è un'idea mia, è una cosa che è una realtà ampiamente documentata, perché questa esplosione dell'immigrazione, dei nuovi insediamenti nel West americano ha coinciso con l'utilizzo e la nascita delle fotografie negli Stati Uniti. And because photography was such a novelty, the photographers photographed everything. E poiché la fotografia era così nuova, una novità, i fotografi scattavano foto di tutto e di tutti. When someone was hung from the gallows, the body was often displayed in the local hardware store in a coffin. They would take a picture of it. Ma quando c'era un'impiccagione, spesso il corpo veniva lasciato lì, poi mostrato all'interno della drogheria, cioè il negozio principale del paese, dentro una bara, e quindi fotografavano tutto, sia il corpo appeso che nella bara. People took pictures of everything you could possibly imagine. E scattavano foto di qualsiasi cosa si possa immaginare. So the history of the West, the American West, is so well documented photographically that every single frame, every image, every piece of wardrobe in the movie you've just seen is based on a photograph of the period. Quindi è stata talmente documentata questo sviluppo della storia del momento della storia del West che ogni fotogramma, ogni immagine, ogni abito che vedete nel film, che avete visto nel film, ha un riscontro storico. Everything. Ogni cosa. In that town, at that time, not only was there one skating rink, there were two. E in quella città non solo c'era una pista di pattinaggio, ma due. There were two tennis courts. C'erano due campi da tennis. People don't imagine American Westerns with skating rinks and tennis courts. Beh, nessuno immagina gli abitanti del West impegnati in queste attività tra il tennis e tutti. But they existed, and there are pictures of them. Esisteva, e ci sono foto che lo testimoniano. There are photos of the mercenaries posing exactly as they look with exactly those coats, those hats from the Wyoming Cattle Association. Ci sono delle foto della Wyoming Cattle Association con i mercenari in posa, esattamente come si vedono nel film, con gli stessi abiti, il cappello, tutto. Winston Churchill's grandfather, on his mother's side, who was American, was a member of that association. Il nonno di Winston Churchill, da parte di madre, era un membro di questa associazione dei rancieri del Wyoming. The telegram that Sam Waterston reads is the actual wording of the real telegram. E il telegramma che viene letto da Sam Waterston sono esattamente le parole che contenute nel vero telegramma, cioè quello autentico. The bounty that the mercenaries were paid is the bounty that they were paid. E la taglia, insomma, il bottino dei mercenari era esattamente la somma che veniva data loro. So there is nothing that you've seen that did not exist at that time. The towns were filled, overflowing, bustling with people, bustling with energy, bustling with enthusiasm, exploding with hope. This is what we wanted to show in this movie. The incredible infusion of people and energy into the West.
as it had never been shown. Perhaps in one or two movies like Cimarron or some earlier westerns in the Land Rush. But you never saw a town as you see the town here. Questo che tutto ciò che appare nel film, cioè niente è inventato, è tutto documentato, è tutto vero, questo ed era proprio quello che volevamo mostrare questa enorme energia, città piene di gente, di entusiasmo, di novità, di persone, un'infusione di nuova vita che le portava poi alle storie che avete visto. E non, e in realtà però questa rappresentazione non era mai stata provata prima, né in questo modo. Forse in qualche altro film come Cimarron e altri film che parlano della corsa per prendere le terre, quest'asta. And there was, in fact, a real death list with 135 names on the list. E c'era quindi questa lista di nomi con 135 nomi nella lista di morti. And this is an actual documented incident in American history. Quindi questo è un incidente, un evento documentato della storia americana, poco nota. It fascinated me that Americans were recruited to be mercenaries and to kill other Americans. Mi affascinava questa l'idea che degli americani fossero reclutati per uccidere altri americani. And I was young enough and naive enough to believe that other Americans would find it equally fascinating. Ed ero giovane abbastanza, ingenuo abbastanza da credere che altri americani l'avrebbero trovato questa storia interessante, altrettanto interessante, affascinante. I was too young to realize they would hate me. Ero troppo giovane da rendermi conto che invece mi avrebbero odiato. Now I know. Ora lo so. Mi sta proprio dando la parola, mi ci butto su un fatto che prendo lo spunto dalle parole di Cimino. Piccole notazioni storiche. Nel 1890, l'anno in cui comincia la storia di questo film, succede di tutto, nel senso che è un decennio davvero seminale nella storia degli Stati Uniti. Prima di tutto un altro massacro, questa volta però registrato, nel senso che di questo non si sente molto parlare nei libri di storia, di quell'altro invece da un po' di tempo sì, ed è il massacro di Wounded Knee, che è del 90, dove circa 200 indiani vennero massacrati, fra cui donne e bambini, vecchi, vennero massacrati in South Dakota. Ancora, poi dirò perché faccio questo piccolo inciso. Passa lo Sherman Antitrust Act, l'atto antitrust che porta il nome di Sherman, di quello che l'ha voluto, che in pratica portò alla soppressione dei sindacati come c'erano allora, e alla impossibilità di alleanze dei piccoli agricoltori. E questo, no? Fa venire in mente qualcosa rispetto al film che abbiamo visto. Poi ancora passa la tariffa McKinley, si chiama così, che porta il 50% di tasse in più sui beni di consumo, con tutto quello che potete immaginare a livello dei piccoli produttori. Ecco, naturalmente questo portò poi nel 93 all'elezione di un altro presidente, allora c'era Benjamin Harrison, a Cleveland. Bene, dicevo, mi sembra che il film, la storia del film, rientri molto bene in una situazione di estrema gravità della politica interna americana. Cioè, voglio dire, in altre parole, non mi sembra un fatto isolato, qualcosa che è successo, ahimè, purtroppo, perché dei gruppi di potere così in quel momento si sono sentiti di fare cose non molto belle. Si tratta di un intero sistema che in quegli anni operava in quella direzione in vari sensi, anche in ambito finanziario, economico, politico, non soltanto di violenza brutale come quella che vedete, che avete visto nel film. Ecco, a me sembra che in pratica quello che sto per dire era già nelle parole di Cimino poco fa, mi sembra che è proprio vero, un western, perché è un western, come questo è davvero un western molto nuovo.
ma lo è perché da un lato non segue come dire, il mito, la tradizione del western classico, quello che ha fatto dell'Ovest una terra di sogno, anche di violenza, certo, ma così, di grande nobiltà, in cui il buono vince sempre, i cattivi alla fine perdono, John Wayne è sempre nobile, Lee Van Cleef è invece è un figlio di un cane. Ma al tempo stesso non è nemmeno il western che ha reagito a questo primo western, cioè quello del New Hollywood, dei primi anni 70. Il western dove gli indiani erano sempre buoni, dove quelli che una volta erano fuori legge sono invece quelle persone serie, no? Dove Doc Holliday non è mica quella brava persona che il mito ci ha tramandato, ma al contrario, era non meglio dei fratelli Clanton e così via. Ecco, questi due modi antitetici, ma in realtà vettorialmente identici di pensare l'Ovest, diciamo meglio, di mitizzare l'Ovest, qui proprio non ci sono, né da un lato né dall'altro. In questo senso mi sembra che un film come questo sia estremamente nuovo, estremamente interessante, diciamo pure estremamente importante, perché al di là di qualche variazione che può avere fatto sui veri fatti storici per come sono accaduti, piccole cose, ci dà l'immagine, la visione di un fatto storicamente accaduto in modo, se posso dirlo, o se è possibile essere tali, obiettivo, fra virgolette, evidentemente, no? Ecco, e non, cioè senza alcuna intenzione e senza alcun esito di carattere mitologico. Questa è la mia opinione. Spero. You recall the opening of the movie, the graduating class that year in Harvard was the class of 70, which was the immediate the generation after the Civil War. And those kids from that class, the class of 70, were very much like the Peace Corps of the Kennedy era in America. They felt compelled to use a privileged position in America to go and help people, except instead of going abroad, they went west. James Averill, the character played by Christopherson, goes to the West with the same spirit that Americans in the Peace Corps went to Africa, or went to South America, or went to various countries during the Kennedy era, when Kennedy called for a higher level of commitment. Se vi ricordate l'inizio del film, quindi c'è gli studenti di Harvard, la classe del 70, no? Quindi questi sono, era la generazione che usciva dalla guerra civile, quindi è un po', possiamo fare un raffronto con i giovani kennediani che poi si unirono, entrarono a far parte del corpo della pace, quindi portando appunto Kennedy chiamò i giovani a perseguire un ideale più elevato e agire per il bene comune anche degli altri, quindi così come Christopherson, il personaggio di Christopherson parte invece negli anni, insomma, di Kennedy sarebbero andato in Africa o in Asia o in altri luoghi, invece parte e va nel West. So, really as many people went West to really with the idea that it could become a golden land as people who went to find gold. People did go with the hope that it could be something special, and people went also simply to get rich. Quindi la gente andava nel West cercando forse un sogno della terra dell'oro, e quindi alcuni ci andavano solo per diventare ricchi come dei cercatori, altri invece per trovare nuove possibilità diverse, speciali. And the character of Christopherson very much mirrors in a way the disillusionment of someone like Meriwether Lewis years before on the Lewis and Clark expedition. Quindi il personaggio di Christopherson può quindi anche rappresentare la delusione di altri che erano andati prima di lui, come della spedizione di Lewis Clark. When they went west, as they went further and further and further, Meriwether Lewis knew that they were opening that beautiful country
to future exploitation. E quindi questa spedizione mano a mano che avanzava verso nel west, sempre più verso occidente, Meriwether Lewis si rendeva conto che in questo modo avrebbero aperto dei territori vergini nuovi allo sfruttamento successivo. And his excitement of discovering this new land was tempered by his depression at what he knew would eventually happen. E quindi l'eccitazione, l'entusiasmo della scoperta di nuovi territori era temperato dalla consapevolezza dello sviluppo successivo, di quello che sarebbe successo. And in fact, of course, as you know, was a depression which Lewis never recovered from and killed himself in St. Louis with a gun to his head. Quindi è una depressione però da cui Lewis non riuscì mai, che non riuscì mai a liberarsi, perché alla fine si uccise con un colpo di pistola alla tempia a St. Louis. So he experienced the rapture, but also the depression. Quindi ha esperienza dell'incanto, del fascino, ma anche della depressione. And I think this in part is what we were trying, you know, to somehow capture the rapture and the disillusionment, both, to get both, somehow to put both on the screen in some way, in some shape, in some form. Questo è il nostro tentativo di catturare sia questo rapimento estatico di fascino e la depressione insieme, catturarli insieme e rappresentarli sullo schermo. No, se possiamo riprendere anche un attimo la conclusione del suo intervento precedente, quando ha detto che era troppo giovane per rendersi conto che, contrariamente alle aspettative, sarebbe stato odiato. Mi piacerebbe sapere quali critiche lo hanno maggiormente ferito e sul versante opposto quali elogi ricevuti lo hanno maggiormente gratificato. E credo che sia in un senso che nell'altro, proprio per la profonda lacerazione che questo film ha provocato, ecco, sia in un senso che nell'altro abbia ricevuto critiche ed elogi che lo hanno forse ferito da una parte, ma anche, come dire, soddisfatto, se non esaltato, dall'altra. You know, for me it's very difficult to remember the emotional turmoil of the period, because you have to remember that Deer Hunter, which is 2 hours 40 minutes more or less, and Heaven's Gate, which is, 3 hours and 40 minutes. So this is like almost 7 hours of movies, 7.5 hours of movies, which is, today is like 3.5 movies. And they were made back to back, one right after the other. In fact, the day of the Academy Award presentation, I was literally on the floor of Western Costume, fitting Chris Christopherson's trousers and boots, and someone had to tap me on the shoulder and say, "Michael, you have to go home and put on a tuxedo." And I said, "What for?" He said, "You have to go downtown. There's the Academy Award tonight." I said, "Yeah, but we're doing Chris's boots." He said, "You have to go home." So I had to leave, go home, put on the tuxedo, and next thing I know, John Wayne is handing me this gold statue, and then I get another gold statue, and the next morning I'm on a private jet to go to Montana to start shooting. Well, how can you recover from that? One minute you're a hero, and then the next minute you're the biggest criminal in the country. So it's very difficult to remember. I never had time to celebrate, and I didn't have, but I had plenty of time to play the villain, so to speak. One movie followed right on the heels of the other. So I never had time to really enjoy the success of Deer Hunter at all, because I was then working in the cutting room and on the set for the next 2 years. I didn't stop for practically 4 years of work, nonstop. It was 24 hours a day for four solid years.
È difficile ricordare anche questo terremoto emotivo che ha accompagnato in realtà quei 4 anni di vita, 24 ore al giorno, perché se pensiamo al cacciatore, 2 ore e 40 e i cancelli del cielo, 3 ore e 40, sono 7 ore di film, no? E quindi che adesso però rappresenterebbero 3 film e mezzo, però sono stati fatti uno dietro l'altro, cioè spalla a spalla, perché ricorda che la sera dell'Oscar, quando dovevano dargli la statuetta, lui era a Western Costume a provare i pantaloni, gli stivali di Christofferson. E poi allora qualcuno gli ha dato un colpetto sulla spalla dicendo: guarda, devi affrettarti perché devi metterti lo smoking e andare a prendere l'Oscar. Insomma, e così è andato, John Wayne gli ha dato una statuetta, poi qualcun altro un'altra, e il giorno dopo era già su un aereo privato che lo portava in Montana a iniziare le riprese dei Cancelli del Cielo, e quindi Heaven's Gate. E quindi non ha avuto tempo né di festeggiare né di godersi la gioia dell'Oscar, ma continuare poi da lì dalle riprese in la sala montaggio e tutto il resto. Quindi proprio 4 anni di lavoro solido. Ho avuto tempo però per guardare anche e meditare sull'insuccesso. And I don't know if you can imagine what it is like to work 4 years, 7 days a week on the set, in editing rooms, living, sleeping, eating, breathing movies for 4 years with no break. Maybe it sounds like paradise. Believe me, it's not. Pensate a immaginare 4 anni, 7 giorni alla settimana sul set, in sala montaggio, suono, tutto. Potrebbe sembrare il paradiso, ma non lo è. Mangiare, respirare cinema continuamente. When I was cutting Heaven's Gate at MGM, which is now Sony, every night news crews would follow me home. And I would have to get a different rental car every night and try to take a different route home from the studio in order not to be followed by people from the news. Beh, mentre stava montando il Cancelli del Cielo, era la MGM, poi diventata Sony, alla sera era sempre seguito da giornalisti che lo seguivano dappertutto, quindi tutte le sere doveva chiamare un'auto in affitto che lo venisse a prendere e che seguiva un percorso diverso per portarlo a casa, perché era inseguito da tutte le parti. I felt like the man in the iron mask or the prisoner of Zenda. Mi sentiva come il protagonista della maschera di ferro o il prigioniero di Zenda. It took many, many years to untangle the emotions that both the reaction of Deer Hunter and Heaven's Gate together provoked, because they were so contradictory. It's like a collision of two icebergs, and the force was, it had never happened in America before. It had never happened in the history of cinema before. The only person who was attacked so much was D.W. Griffith at Birth of a Nation. Mi sono voluti anni per elaborare queste emozioni contrastanti, dal successo del cacciatore alle critiche devastanti di Heaven's Gate, Cancelli del Cielo, e così anche queste reazioni così contraddittorie. Era come una collisione di due iceberg, non era mai successo prima nella storia del cinema americano, della storia del cinema. Forse un altro che è stato attaccato così tanto come me è stato Griffith per Nascita di una Nazione. And both Griffith, and I don't mean to make a comparison because I don't equate myself to D.W. Griffith, because he invented cinema in America, but we were both attacked for being a racist. He was called a racist, I was called a racist. Both of us tried to tell a story about America.
Entrambi siamo stati attaccati perché eravamo, ci hanno detto eravamo razzisti, cioè il regista dice non vuole assolutamente paragonarsi a Griffith, Griffith ha creato il cinema americano, però entrambi sono stati accusati di essere razzisti. Fortunately Griffith came before the age of the electronic media. Fortunatamente Griffith era di un periodo che è antecedente all'avvento dei media elettronici. So he was denounced on the floor of the US Congress. E quindi è stato attaccato e denunciato pubblicamente nel Congresso americano. I was denounced in everybody's home, on everybody's television, on every radio. Invece in ogni radio, a casa di tutti, attraverso la televisione, i giornali, insomma, dappertutto. And Wells, Orson Welles was denounced pretty heavily after Citizen Kane, but not for being a racist, for being a megalomaniac. Orson Welles invece è stato attaccato dopo Quarto Potere, non perché era razzista, ma perché era megalomane. I'd rather be called a megalomaniac than a racist. Preferisco farmi chiamare megalomane che razzista. Being called a racist is particularly distasteful to me. Essere tacciato di razzismo è veramente, mi dispiace, mi tocca nel profondo. When I made my first movie, Thunderbolt and Lightfoot, they called me homophobic. Beh, quando ho fatto il primo film, una calibro 20 per lo specialista, mi hanno chiamato omofobico. I didn't know what they were talking about. Non sapevo neanche che cosa volesse dire. I made a story of two guys who became friends. Ho fatto la storia di due tizi che sono diventati amici. And robbed a bank. E che rapinano una banca. When I made Deer Hunter, they said I was a fascist. Quando ho fatto il cacciatore mi hanno tacciato di fascismo, hanno detto che ero un fascista. I didn't know what they meant. E anche lì non sapevo cosa volessero dire. After I made Heaven's Gate, I was transformed into a Marxist. Poi con Heaven's Gate invece mi sono trasformato in un marxista. With the advent of Year of the Dragon, I was promoted to racist again. Di nuovo con l'avvento dell'anno del dragone ho promosso nuovamente alla carica di razzista. When I made Sicilian, I was called a historical revisionist. Quindi con il siciliano un revisionista storico. And with the Sun Chaser, I was accused of promoting domestic violence. E con invece Verso il Sole mi hanno accusato di promuovere e incentivare la violenza domestica. I'm sure when and if I make Andre Malraux's Man's Fate, I will be called a communist. Beh, quando e se farò il mio prossimo film dedicato alla condizione umana, tratto dalla condizione umana di Malraux, forse mi chiameranno comunista. And God knows what other labels are waiting in the future. Poi chissà quante altre etichette mi aspettano nel futuro. Hopefully one day they will run out of labels. Forse un giorno non ce ne saranno più di etichette da affibbiarmi. And I can become myself again. E posso di nuovo diventare me stesso. Ci hai detto dei tuoi amori, delle tue ispirazioni, della pittura, della musica. A me sembra che nel film ci sia una citazione molto forte nei confronti di Visconti, non soltanto per La Scena del Ballo, ma soprattutto per l'amore per i dettagli e per i particolari. E perché mi pare con Visconti condividi comunque, insomma, almeno anche nella proiezione di oggi, finalmente vedendo il film sullo schermo, si vede, si ammira, si respira un film precedente agli effetti speciali, precedente alla grande epoca degli effetti speciali, del digitale, ecco, come ti trovi tu oggi in questa nuova epoca invece degli effetti speciali? I think you always welcome innovation. It's a mistake to reject innovation.
You always welcome technical advances wherever you are and whatever you're doing. I think that eventually everything will be electronic. I've been saying that ever since I started, because the actual mechanics of film, the fact that you take a piece of celluloid and you have to put it in chemicals and then you have to take it out and dry it and cut it with a scissor and tape it together, is incredibly archaic in an age when flying to the moon. It doesn't make any sense. Eventually, everything will be digital. It must become digital. Everything, even distribution, the idea of putting cans in trucks and taking them to theaters and having to have prints, ultimately is incredibly old-fashioned and cumbersome. Even wires, we won't need wires. We won't need that the miniaturization of equipment. The everything eventually, the recording of the image will become simpler and simpler and simpler and simpler and simpler to where anyone, it practically now is there, because in America we have so many people making movies with camcorders, editing at home on computers. And that's what will happen. You have to welcome that, not reject it. It's a mistake to become reactionary. It's a mistake to say, oh, film must be pure, film must be uncelluloid, film must be of sprocket holes. That's not true. Because what is important is not the mechanics. Even Wells himself said, the object, you must destroy the machinery. What he meant was you must go beyond the machinery to tell the story. The machinery that you use is unimportant. The mechanics, the technique that you use is completely unimportant. What is important is the characters. What is important is the heart. What is important is the emotion. Without that, how you make it, it hardly matters. It hardly matters. It's the depth of the human heart that we're exploring. And we're using this medium to do it. Whether we do it in a novel, whether we do it in music, or whether we do it telling stories with pictures and sound and music. The mechanics don't matter. The mechanics will change as you and I live after we're gone, and will continue to change, and will continue to simplify. And you must welcome those changes, always, 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 always. Never reject advances in any form. Non bisogna rifiutare le innovazioni, non essere reazionari di fronte al cambiamento, agli sviluppi tecnici, perché insomma non bisogna, quello che conta è quello che si vuole dire, non gli strumenti con cui noi rappresentiamo le nostre idee. E ha sempre detto il regista che prima o poi diventerà tutto digitale, elettronico, perché in effetti se pensiamo alla tecnica cinematografica, quindi una striscia di celluloide, un film, una pellicola, che poi va messo in un bagno chimico, poi bisogna asciugarlo e poi tagliarlo, ricucirlo, rimetterlo assieme, è un po' un processo molto arcaico e anche, e quindi in ultima analisi tutto finirà nel digitale, perché anche la proiezione diventerà digitale, anche pensare di avere questi rulli messi in un camion, poi portati da un'altra parte, montati, smontati, è qualcosa che in realtà risale al passato, adesso che in fondo anche ovunque la tecnica è sempre sviluppata continuamente. E il processo, non so, i fili non ci saranno più, il processo di miniaturizzazione e della registrazione dei suoni e delle immagini è qui in questo momento e si svilupperà continuamente. Adesso negli Stati Uniti e anche altrove si fanno tantissimi film con il camcorder, con il montaggio col computer, ognuno a casa sua, quindi questo è un processo ineluttabile che non va nemmeno fermato ma sfruttato. Anche lo stesso Wells diceva che bisogna distruggere le macchine, i dispositivi, nel senso che bisogna superarli, andare oltre, non importa i metri che usiamo, ma quello che conta è la storia, i sentimenti, il personaggio, l'esplorazione del cuore, di noi stessi, e quindi è questo che conta, non importa come raccontiamo questi sentimenti o queste cose con la musica, con qualsiasi mezzo, ma quello che conta è davvero questo e non gli strumenti che utilizziamo. Penso
think it was Einstein who was once asked the famous line, "How long did it take you to come up with the theory of relativity?" Una volta è stato chiesto da Einstein quanto tempo ci ha messo a elaborare la teoria della relatività, pensarci. I think his answer was something like 20 minutes. E la sua risposta è stata 20 minuti, più o meno. It took me 20 years to prove it. Ci ho messo 20 anni però a dimostrarlo. We don't care about the 20 years. Cioè, a noi non importano i 20 anni. The important thing was the 20 minutes of inspiration. Ciò che conta sono i 20 minuti di ispirazione. And this is the essence of movies. Ed è questa l'essenza dei film. When I made this movie, as naive as I was, quando ho fatto questo film ed ero molto ingenuo, I did it with the best tools that I had, as hard as I could do it. L'ho fatto dando il massimo con i migliori strumenti che potevo avere a disposizione. If I did it today, I would have new tools, additional tools. Se lo facessi adesso, lo rifarei con degli strumenti diversi, aggiuntivi, più ampi. But never forgetting the human factor. Ma non bisogna mai dimenticare il fattore umano. Because the difference between a computer-generated crowd of 20,000 or 9,000 or 10,000 is very different from 10,000 real people. Però pensiamo a un'immagine di una massa di persone, di 9.000 persone, 10.000 persone generate dal computer, e invece una massa di persone vere, 10.000 insieme. È molto diversa questa immagine. When you see the town that the train arrives in Heaven's Gate, quando si vede la città in cui arriva il treno nei cancelli del cielo, 2,000 people on the street. Ci sono 2.000 persone nella strada. 200 wagons. 200 carri. 200 horses. 200 cavalli. A locomotive that was brought all the way from Denver, Colorado. Una locomotiva che è stata portata lì da Denver in Colorado. All real things. Cose vere. There is no computer generation. Non c'è nessuna immagine generata al computer in questo film. There's no dissolve. There's no tricks. There's no CG work of any kind. Cioè non ci sono effetti speciali, trucchi, né dissolvente, niente. Those 2,000 people on the street, those 200 teams of horses, those 200 horsemen on the street give a particular sound. Questi cavalli, carri, persone, carrettieri danno per strada, danno un suono particolare, speciale. That you can't reproduce. Che non si può riprodurre. You can make it look like there are 2,000 people on the street, but you can't create the same veracity. Non potete fare sì che sembri che ci siano 200 persone sullo schermo, ma non potrete ricreare questo senso di veridicità. In Deer Hunter, for example, if you recall that movie, there's a scene where everyone is leaving Saigon at night in panic. C'è questa scena, se vi ricordate, del cacciatore, dove c'è una scena notturna dove la gente lascia, abbandona Saigon presa dal panico. The famous evacuation of Saigon. There was 9,000 people in that one shot. Questa scena dell'evacuazione di Saigon è di ci sono 9.000 persone. 9,000 men, women, children, families. Uomini, donne, bambini e famiglie. Real people. Persone vere. All night long. Per tutta la notte. With bombs going off. Bombe. Machine guns, everything. Mitragliatrici e cose del genere. 9,000 people. 9.000 persone. Women and children. Uomini, donne e bambini. Create a sound. Creano un suono. That you cannot create artificially. Che non si può creare artificialmente. You can imitate it. Si può imitarlo. But you can't duplicate it. Ma non si può duplicare. It's impossible. È impossibile. When I made the Sicilian. Quando ho fatto il siciliano. I had the idea to reproduce Mahler's Resurrection Symphony. Ho avuto l'idea di riprodurre la Sinfonia della Risurrezione di Mahler. Mahler happens to be one of my favorite composers, as he was Visconti's.
Era uno dei miei compositori preferiti, come lo era per Visconti. And I thought it would be possible to make a new recording of the Resurrection Symphony. E ho pensato che fosse possibile fare una nuova registrazione della Sinfonia della Risurrezione. When I read about how Mahler made this recording. Ma quando ho letto il modo, la descrizione della registrazione fatta direttamente da Mahler, I was dumbfounded. Cioè sono stupefatto. Because he had parts of the orchestra in the church. Perché una parte dell'orchestra era in chiesa. Some the horns, brass, 5 miles away. Altri invece ottoni erano a 5 miglia di distanza. Some instruments 2 miles away. Altri a 2 miglia. Before the advent of digital recording and mixing, he was creating levels and in the recording before the technique was there to be able to do it digitally. Cioè, prima ancora dell'epoca dell'era della digitalizzazione, del mixing, del suono, lui ha cercato di riprodurlo senza gli strumenti tecnici per farlo, quindi con dei livelli diversi. So the distance you hear in the horns, for example, is the real distance. E quindi la distanza che si sente con i corni, per esempio, è una vera autentica distanza. And you can feel it. You can feel how far away certain instruments are. Che alcuni strumenti sono molto lontani. So you can't reproduce that. E questo non si può riprodurre. So there are limits. E quindi ci sono dei limiti. And it's a question of a strategic use of new tools. Quindi è l'utilizzo strategico di nuovi strumenti. But never leaving out the human element. Ma non bisogna mai tralasciare l'elemento umano. Always must be some element of real. Ci deve essere sempre qualche elemento del reale. I use real as a noun. Uso reale come un sostantivo. The real. Il reale. You know, in the ghetto in America they say keep it real. I ghetti d'America dicono keep it real, cioè stai sii vero, insomma, fallo vero. In fact, the character in Sun Chaser at the end says, "You're real, man." Infatti, il personaggio del Verso il Sole dice, "Ah, tu sei reale." It's the highest compliment you can give someone. Che è il complimento più migliore, cioè migliore che si può dare a fare a qualcuno. You're real, man. Sei reale. Keep it real. Mantieni la realtà, insomma. Ecco, forse ci sono domande. Sta arrivando il microfono. Ecco, a proposito di questo elemento del reale e a proposito sempre di Evansgate, in questo affresco che indubbiamente rappresenta una fetta di storia americana, vorrei sapere un po' qual è stato l'apporto di tutti gli interpreti, di tutti i protagonisti fino ai comprimari, non soltanto Christofferson, ma anche gli attori già emersi, già allora di culto come Christopher Walken e allora misconosciuti come Mickey Rourke. Qual è stato l'apporto di tutti gli interpreti alla realizzazione di questo affresco? Well, I love actors, and I'm very proud that in America my reputation among actors is that I'm an actor's high, very high compliment indeed, because everything I do in a movie is to help the actor give the very best performance he can give. There's nothing that I won't stoop to, there's no trick I won't try, there's no, I care nothing for myself, only for the actor. In fact, when I'm working on a movie, I forbid the still photographers to even take my picture. I tell them, you take pictures of the actors, not me. I'm not the star, the actor is the star. The face on the screen is what we care about, not my face, which is not very attractive in any case. The actor. Everything is for the actor. And I try always to use a combination of non-professionals in the best tradition of Italian neorealism and actors and trained actors and many actors from the stage who have never been in movies. Christopher Walken was never in a movie before Deer Hunter. It was his first movie. Heaven's Gate was his second movie.
It's Mickey Rourke's first movie, Willem Dafoe's first movie. Willem Dafoe opens the barn door for Kris Kristofferson when he comes out of the, when he's leaving town. There are many, many people who went on from Heaven's Gate to become quite well known. I can't remember all of them. And their commitment was absolutely total. The girls, for example, all of the girls, Isabel Huppert, all of the girls who play the prostitutes. I got all of those girls together before we started the movie and I said, look, none of you know anything about a whorehouse. Not one of you have ever been inside of one. They said, right. I said, the chances are you will never be inside of one in your life. They said, right. I said, well, then how do you know what a whore is like in a real whorehouse? I said, well, we don't. I said, exactly. I said, all you know is what you've seen in movies and what you've read in books. But what you don't know is how boring it is to sit in a whorehouse all day long in what's called a lockup, waiting for some guy to come in and pick you. So I arranged with a woman who whose name was Lee, who ran a whorehouse in Wallace, Idaho. And I said, Lee, would you take these actresses for 2 weeks and have them live here with your girls so they can get to see what it's like to be a whore in Wallace, Idaho, which is an old silver mining town and prostitution is legal. She said, well, Michael, I think you're completely crazy, but okay.